Presidente, volevo comunicare il mio voto di astensione su questa mozione, e proprio perché credo nei valori richiamati poc'anzi anche dai colleghi del Partito Democratico, che ringrazio. I valori dell'antifascismo, della memoria, sono valori miei fin dalla nascita, fin dall'infanzia, che mi sono stati trasmessi dai miei genitori, dai miei nonni. Quindi non è che rinnego questi valori, ma anzi, perdonatemi il gioco di parole, proprio perché questi valori hanno un valore, vorrei che fossero ricordati, colleghi, però vi chiedo anche a voi di seguire il ragionamento, sennò poi ci ritroviamo magari sui giornali titoli che travisano quello che si dice in quest'aula. Dicevo, proprio perché questi valori della memoria, dell'antifascismo, sono dei valori a cui tengo, vorrei che fossero valorizzati, perdonatemi il gioco di parole, in maniera adeguata. La memoria del partigiano Marincola sicuramente merita un'attenzione maggiore, una valorizzazione maggiore rispetto a una via a Cesano, che con tutto il rispetto per Cesano chiaramente è un luogo un pochino fuori mano. Ma la risposta non può essere intestare una stazione della metropolitana che segue canoni e criteri completamente diversi. Da sempre, chiaramente, le intestazioni della stazione del trasporto pubblico seguono la toponomastica. Esperimenti, diciamo così, tra virgolette, fatti in senso diverso, pensiamo alla stazione Termini, che è stata intitolata Giovanni Paolo II, per carità, cosa condivisibile, ma nessuno chiama la stazione Termini stazione Giovanni Paolo II. Quindi proprio se vogliamo dare, rispettare e ricordare alle future generazioni figure come quella del partigiano Marincola, ho paura che rischieremmo di svilire questa figura anziché di riconoscerla attraverso l'intestazione di questa stazione. Quindi vogliamo intitolare una via, una piazza importante di Casalbertone a Marincola perché è legato a quel territorio? Facciamolo. Vogliamo cambiare il nome di via dell'Ambaradam? Facciamolo. Ma invece la risposta, che può sembrare facile, che può sembrare semplice, che può sembrare banale, di intestarli in una stazione, in realtà probabilmente rischieremo più di fargli un torto che di onorare la sua memoria, senza considerare poi ovviamente gli aspetti più strettamente trasportistici e di funzionalità, che chiaramente chi utilizza il trasporto pubblico deve avere nei nomi delle stazioni un riferimento alla toponomastica. Quindi veramente, colleghi, spero di essermi espresso in maniera chiara, non vorrei passare per qualcuno che è definito destrorso, anzi esattamente il contrario, ma proprio perché credo in quei valori che hanno richiamato un pochino tutti in quest'aula, vorrei che fossero onorati in maniera adeguata. Grazie.